Ok, siamo live. Allora, Dario, siamo live. Solo un secondo che Facebook lanci le notifiche e compaia qualcuno. Nel frattempo faccio un po' di introduzione all'intervento di oggi. Allora, buongiorno a tutti. Stamattina ci farebbe piacere fare un po' di chiarezza sui professionisti, esperti, espertissimi ed espertoni sui social media e quant'altro, per cercare di capire come, riconoscere il professionista valido da quello meno valido. Ovviamente senza fare nomi e cognomi, giustamente. Stamattina abbiamo ospite Dario Ietto, che è un food blogger e scrive per IT Piemonte, e che ringrazio di essere qui nostro ospite, ma lascio la parola a lui così si presenta e ci racconta un po' cosa fa nella vita. Vai, Allora, Dario. ciao, intanto grazie Patrizia per l'ospitalità in questo tuo gruppo. Allora, io sono un blogger come passione, quindi come seconda professione, come prima professione sono un esperto in marketing ormai da più di 12 anni, anzi quasi 15. Lavoro in società di consulenza, aziende, un'azienda grossa, normale. Mi sono occupato veramente dalle ricerche di mercato fino all'ultimo incarico, e-commerce, relazioni esterne. Poi, ovviamente, essendo un appassionato di scritto, vivendo in Piemonte ed essendo soprattutto un appassionato di scrittura e di storytelling, ho anche lanciato 5 anni fa questo blog che si chiama In Piemonte, che racconta appunto storie di aziende di cibo all'interno della nostra regione e diciamo dell'area nord-ovest. Ovviamente poi social, Instagram, Siamo colleghi fondamentalmente. assolutamente. Io, insomma, come sempre, la nostra professione spazia veramente poi dal saper gestire un profilo e-commerce, un profilo social, a poi costruire un e-commerce. È proprio per questa mia esperienza ormai decennale nel mondo del marketing, sia tradizionale che insomma, ho abbastanza fatto il callo sulla selezione dei partner e dei professionisti con cui collaborare. Ecco, ho visto un po' di tutto negli anni, quindi. Allora, a me piacerebbe fare un po' così, un po' come spettegolezzo, mettiamolo a sorridere oggi, no? Su tutti i professionisti che sono spuntati un po' come funghi, quando improvvisamente è scoppiata la pandemia, no? Tutti espertoni del marketing, tutti con le risposte pronte, tutti a offrirti gestione social a 15 euro più vacanza gratis se compravi il pacchetto e via dicendo. Ovviamente, come dire, preda facile sono stati purtroppo i commercianti che si sono, insomma, visti dimezzare, se non qualcosa in più, le entrate causa chiusura forzata delle attività commerciali. Secondo te, Dario, come facciamo noi a capire qual è il fuffaro, perdonami lo slang, da invece il professionista che realmente si è sporcato le mani sul campo per un tot di anni, ha studiato e ne sa? Io, per esempio, faccio solo una parentesi, ho volutamente taciuto con offerte, offertone ed offertissime durante il periodo di chiusura, di lockdown, perché un pensiero che ho forte è che non esiste una ricetta che sia valida per tutti. Bisogna valutare caso per caso, settore merceologico, la storia del brand, target, servizi e quant'altro. Quindi confezionare un pacchetto su misura, così a priori per qualunque cosa abbia la serranda aperta, mi sembrava veramente un prendere in giro le persone. Hai voglia di darci qualche dritta, Dario? Allora, esatto. Allora, Aspetta, Dario, che ci stanno dicendo che non si sente. Ragazzi, ci date un feedback sull'audio? Non si sente? Fate soltanto sapere se si sente. Boh, forse qualcuno ha. Vabbè, vai, vediamo se c'è qualcun altro che ci dice qualcosa. Io alzo il volume adesso di qua. Ok, no, non ci stanno rispondendo che si sente. Ok, vai, Dario, scusami, Allora, perdonami.
Guarda, allora, c'è sicuramente un primo parametro da vedere. Tutti quelli che si svendono o lavorano gratis, che è peggio, sono veramente da fuggire. Nel senso, va bene, il calo di fatturato ha veramente colpito tutti questa volta, quindi capisco che ci siano dei professionisti che hanno bisogno di riposizionarsi, eccetera. Però, dire 15 euro più mi offri il caffè o gratis, eccetera, ecco, non è proprio correttissimo neanche dal punto di vista etico, soprattutto per i colleghi che fanno lo stesso lavoro. Ci sono state molte app, per esempio, che hanno, però app non sono professionisti, che hanno magari offerto per il momento di pandemia un periodo di gratuità. Sì. Sto pensando per esempio a Discovery, che è un'app che digitalizza il menu multilingue per i ristoranti, che ha deciso in questo veramente periodo terribile per la ristorazione di offrire 3 mesi gratis del suo servizio, fra l'altro utilissimo perché la digitalizzazione dei menu È fondamentale. è fondamentale in questo periodo. Beh, però lì, sai, si offre un servizio di nicchia. Si offre comunque un servizio che può essere standardizzato, perché poi alla fine la digitalizzazione del menu è un processo standard, si apre comunque un periodo di gratuità e di conoscenza del prodotto, ci può stare. È quello che gli esperti dicono freemium, no? Quindi un modello Certo. che ha un'entrata libera e poi, dopo che hai preso le misure, diciamo, all'app, comincia a pagare un canone. E va benissimo. Però dire gratis, ti seguo purché ti seguo perché poi ti do una soluzione standard per tutti, non è proprio, insomma, la situazione ideale. Poi io dico sempre, la strategia non deve essere mai basata sull'emergenza, nel senso, la tattica, vabbè, e poi parliamo della differenza tra strategia e tattica. La strategia è sono una serie di È la visione che tu hai da qui a 3 anni è la strada per arrivarci, ok? La Sì. tattica sono le azioni che metti in campo laddove hai 2 mesi di chiusura, devi sbrigarti e fai una tattica per recuperare parte del fatturato. La strategia non deve essere mai realizzata in emergenza, perché la fretta è nemica della strategia. Per cui, se tu devi pianificare di rifare un sito web, perché il sito web attuale è vecchio, è difficile da gestire, eccetera, non deve essere fatto in gratuità perché c'è il lockdown, perché de de deve essere una cosa pianificata nel tempo. Quindi affidarti a un professionista che ti dice con 15 euro ti faccio il sito, capiamo bene che non è la soluzione ideale. Perché ricordiamo che i social, il web, è alla fine la cartina di tornasole di quello che sei tu. Per le piccole attività, tu sei specializzato nelle piccole attività, nelle PMI. Il sito web o i profili social sono i vestiti che ogni Sì. attività usa per presentarsi al pubblico. Quindi, laddove io ho un sito web fatto con 15 euro perché l'altro lavorava nel sottoscala durante il weekend prima di andare a pranzo dei genitori, non è proprio utilissimo. Quindi laddove vedete già offerta 15 euro, offerta gratuita, scappate. Ecco, questo è già un primo parametro. Altro suggerimento che io darei, Dario, se tu sei d'accordo, è leggere per esempio le recensioni dei clienti e andare sui social del professionista stesso, perché come giustamente hai detto tu, i social e il sito web sono il vestito del nostro brand, di quello che noi siamo, dei nostri valori. Quindi andare a fare una passeggiata sulle pagine social, vedere come scrive, come parla e quante competenze regala il professionista, già vi fate un'idea di chi è. Molto utile è anche LinkedIn. LinkedIn, che è il social network tra professionisti per antonomasia, già vi dà un peso di quanto possa valere il professionista in base proprio ai post che pubblica, come li pubblica, se lo utilizza per esempio come Facebook, che è un trend che sta prendendo selvaggiamente LinkedIn in questo momento.
e già lì denota che la persona in questione tanto professionista non è. E poi soprattutto io un suggerimento proprio di cuore che darei è state attenti ai messaggi pubblicitari che vi arrivano. Discutevamo prima con Dario di un post che mi sta comparendo sulla bacheca di Facebook da un po' di tempo, di una fantomatica agenzia di marketing per vendere la loro strategia, che già il fatto che appaia a me vuol dire che tanto bene non deve essere stata fatta la strategia, perché vuol dire che non hanno escluso i competitor e già da lì mi farei un paio di domande. Ma a parte ciò, gli allocchi abboccano perché loro, per esempio, hanno adottato questa strategia, il copy simpatico, carino e accattivante, ma sicuramente hanno preso un post vecchissimo, l'hanno ritirato su e lo stanno ritirando su. Cosa vuol dire lo stanno ritirando su per chi non è del mestiere? Vuol dire che continuano a condividerlo, continuando a sponsorizzare, quindi a mettere budget su Facebook. E cosa succede? Io credo anche, verosimilmente, andando a leggere i commenti, che i signori abbiano intercettato altri ex clienti o ex amici per sc far scrivere dei commenti sotto al post. Infatti, ieri sera mi sono passata tipo un'ora a scorrere questi commenti. I primi commenti erano: abbiamo un'attività commerciale che vende questo, siamo situati, vorremmo tanto sapere. Quindi, descrizione dettagliata dell'attività. A pioggia, invece, a contattatemi, contattatemi, contattatemi. Cosa vuol dire? Che per chi non è del mestiere, utilizzare quella cosa che si chiama riprova sociale vuol dire avere una carrellata di commenti e like a frotte, mi fa pensare: wow, questi devono essere dei professionisti serissimi. In realtà non è così, perché ci sono dei trucchetti. Quindi, questo per dirvi: non vi fate fregare da queste cose, perché non vogliono dire assolutamente nulla. Andate a verificare proprio la pagina, i contenuti che scrive e soprattutto le recensioni, e chiedete soprattutto in giro se qualche altro vostro competitor o collega si è affidato ai loro servizi. Dario, vuoi dire qualcosa tu? Scusa questa parentesi, ma ce l'avevo molto sulla pancia da ieri sera questa cosa. C'è un'operazione che le grandi aziende fanno sempre, ma qui social è possibile farlo anche adesso per le piccole e medie aziende, una ricerca di mercato. Quindi io ho un obiettivo che è realizzare una cosa, quindi un e-commerce, un sito web, una grafica X o un pacchetto di grafiche. Faccio una ricerca di mercato, nel senso decido di chiedere preventivi a 3-5 diversi professionisti. Poi li seleziono, faccio un piccolo capitolato, che è semplicemente una piccola descrizione di quello che io voglio e di quelle che sono le mie esigenze. In agenzia si chiamano brief, le aziende tecniche lo chiamano capitolato, ma è la stessa cosa, semplicemente di quello che voglio, con le caratteristiche, gli obiettivi e i costi. E poi questi 3-5 professionisti io li vado a ricercare appunto su LinkedIn, sui loro siti, eccetera. Quei social è molto semplice. Quando io digito il nome e cognome di una persona, Patrizia De Ceglia, sicuramente ho 20-30 amici in comune. Molto probabilmente ho 2 o 3 persone tra questi amici in comune che fanno il mio stesso mestiere. E probabilmente Patrizia De Ceglia è un loro fornitore, o è stato un loro professionista. Li contatto, ma molto informalmente, non c'è assolutamente nessuna presenza. Li contatto e chiedo una referenza, no? Come ti stai Certo. trovando? È stata puntuale? Ti ha supportato? Ti ha fatto un buon lavoro, magari un po' in ritardo? O ha fatto un pessimo lavoro? Non c'è nulla di male. Si chiama referenziare il proprio fornitore, non c'è nulla di male. Quindi, questa è la prima componente, e poi io. Non è scientifico, ma io ci credo molto, e alla fine l'istinto. Come ti trovi a pelle con una persona, con un professionista? E quello è veramente comunque una cosa ancora importante. È un istinto animale, lo so, però come ti trovi bene con una persona, come senti a pelle il professionista? È ancora molto importante. Quindi ricerca di mercato,
chiedere referenze a persone comune, vedere quanta esperienza ha, dove ha lavorato, come ha lavorato, con chi ha lavorato, e poi ultima caratteristica, veramente la sensazione a pelle, l'istinto. Io sulla sensazione a pelle non sono molto d'accordo, ma questo è un mio punto di vista personale, nel senso che tu mi puoi piacere, posso anche sentire delle belle cose, ma poi in realtà in quanto competenze pari a zero, ma questa è una cosa mia che non, assolutamente non voleva inficiare. Sì, no. Perché la Però differenza certo l'empatia con il fornitore è fondamentale, assolutamente, quello sì. A parità di competenze, poi insomma anche la parte istintiva per me è importante. Voi ragazzi avete qualche domanda da farci? Siete mai incappati in pseudo professionisti, soprattutto in questo periodo in cui pullulavano come fiocchi di neve a Natale? Fateci sapere se avete altre cose, altre testimonianze da raccontarci. Sono qua. Questo periodo per chi ha veramente un negozio, un ristorante, è stato terribile, sia dal punto di vista della perdita dei ricavi, ma anche comunque chi per codice Ateco continua a rimanere aperto, erano veramente ogni giorno offerte, insomma, Instagram social, Instagram, Facebook, come te, insomma, li monitoravo tutti i giorni, ed era veramente un apri un e-commerce per 6 mesi gratis, e-commerce per 9 mesi gratis, e apri l'e-commerce perché se no era veramente dura. E anche lì, fatto l'e-commerce, sì, si ragiona. Stavo per dire la stessa cosa, perché l'e-commerce non va bene assolutamente per tutti. L'hanno venduto come la panacea e come la soluzione a qualunque tipo di male, ma non va bene assolutamente per qualunque tipo di attività commerciale, per tutte le realtà. Va strutturata e studiata e pensata una strategia a lungo termine per ogni tipo di attività. Guarda, Anche perché se cala la domanda posso avere tutti gli e-commerce di questo mondo, ma non mi è sufficiente. Devo inventare una nuova strategia di comunicazione e di racconto. Poi sì, l'e-commerce può aiutare, ma se non ti racconto il prodotto nel modo giusto e non faccio nascere l'esigenza, cioè l'e-commerce francamente mi aiuta, ma fino a un certo punto. E poi l'e-commerce senza una strategia di Facebook Ads me ne faccio veramente poco, quindi è inutile che tu mi faccia l'e-commerce e me lo metta su senza una strategia di sponsorizzazioni. Come la porto la gente a vedere i tuoi prodotti? Punto di domanda. E soprattutto come ti li racconto per farti venire voglia di acquistare? Questo è il mio pensiero. Assolutamente il mio slogan non è per tutti. Ci sono delle piccole botteghe che non sono pronte a fare un e-commerce, ma invece sarebbero pronte a collaborare con un e-commerce, che è una cosa diversa. Quindi attenzione quando allora, la moda, no? Arrivano delle mode, arrivano dei concetti, no? Che alla fine diventano di moda per un mese. Quindi l'e-commerce risolverà tutti i problemi, il delivery risolverà tutti i problemi, l'asporto risolverà tutti i problemi, i pagamenti mobile risolveranno tutti i problemi. Attenzione, e torniamo all'introduzione precedente. Queste soluzioni non sono per tutti. Nel senso che quello che va bene per Amazon non va bene per il signor Guido Rossi. Quello che va bene per Satispay magari non può andare bene o PayPal non può andare bene per la bottega. PayPal Satispay è proprio il classico caso. PayPal costa carissimo. Quindi non è adatto per tutte le botteghe, No. costa quasi zero ed è adatto per le piccole e medie imprese. Quindi attenzione perché, e questo è un monito all'imprenditore, nessuno come voi conosce bene la vostra realtà e quindi è bene informarsi, è bene studiare sempre, ma poi ragionare su quello che va bene per se stessi, quindi al di fuori delle mode. Chi se ne frega se avete letto sul Corriere della Sera che PayPal è la soluzione a tutti i mali, ma poi scoprite che magari vi costa il 20% sui vostri ricavi, sui vostri pagamenti, voi non ce la fate, non ce ne va di mali, non avete PayPal. Assolutamente, anche adesso c'è la moda di Deliveroo e Glovo che
hanno per esempio dei costi che secondo me sono terrificanti, ingestibili, quindi va bene la moda per il delivery appoggiarsi a questi due fornitori, però anche lì valutate, è un costo sostenibile per voi? Per quanto riguarda, dimmi, scusami, ti stavo interrompendo, vai. Poi sui delivery sono molto ferrato, nel senso che appunto anche lì Glovo sì, Glovo no, Deliveroo sì, Deliveroo no. Ci sono soluzioni locali o no? Anche lì sicuramente ci vuole tempo. Il delivery è stato magari la soluzione tampone per molti ristoranti in questi 2 mesi. Ma poi anche lì, continuarono i delivery dopo la fine della pandemia o concentrarsi su altro? Ci sono sicuramente 7-8 ristoranti che hanno delle ottime soluzioni di delivery che continueranno anche dopo, la maggior parte li smetterà perché semplicemente non è sostenibile continuare il delivery se non si ha una progettualità che va da appunto da 0 a 3 anni. Se si è fatto un progetto solo per emergenza, allora non funziona. Sono assolutamente d'accordo con te. Ragazzi, se avete delle domande, volentieri ci mettiamo a vostra disposizione per discuterne. Un'altra cosa che volevo dire, per esempio, per le piccole attività commerciali in sostituzione dell'e-commerce, io sto testando, per esempio, WhatsApp Business e ti assicuro che è una roba che funziona tantissimo, perché fa parte di tutta quella categoria che si definiscono dei dark social, che è una direzione verso la quale stanno andando i social appunto da un po' di anni, quindi siamo molto più propensi al loro utilizzo, ma soprattutto un ottimo modo per fidelizzare una clientela che già avevamo e della quale ci eravamo magari dimenticati. Quindi questo per dire che l'e-commerce va bene, ma se ha senso anche il costo di gestione, il costo di Facebook Ads, eccetera, ma non dimentichiamo che ci sono infinite altre soluzioni, anche solo il banalissimo Google My Business che nessuno cita e prende in considerazione per le attività locali. Quindi attenzione a non farvi, come dire, abbindolare dalle offerte urlo, perché in tutte le cose ci vanno delle strategie. Assolutamente. Io curo il Google My Business della mia azienda e posso dire che è una bomba. Quindi, Assolutamente. però sai quante attività vedo che invece non hanno Google My Business o non lo aggiornano o hanno ancora gli orari vecchi? Google My Business inoltre viene indicizzato su Google e non è una cosa che paghi. Gratuitamente, tra l'altro, appunto, è gratuitamente. Non è una cosa che paghi, mentre invece AdWords per un e-commerce lo paghi. Ma mi hai fatto un assist importantissimo, WhatsApp. Perché io devo mettere in piedi una piattaforma Magento, Shopify, di e-commerce che mi costa migliaia di euro all'anno? Io ho il mio WhatsApp business, ho la mia broadcast list, che c'è una lista magari di clienti, no? Che io ho sul mio smartphone. E che appunto senza bisogno di GDPR o sul mio smartphone perché mi hanno lasciato il numero, perché il contatto, eccetera. Faccio la foto della mia offerta del giorno: mi sono arrivate le carote, mi sono arrivate le zucchine, mi sono arrivato il prodotto. Faccio, mando in broadcast list oggi a 5 euro. Chi passa in negozio o posso consegnare la casa? Costo quasi zero se non il tempo e il pensiero per aver fatto questa operazione. Ma non ho bisogno di consulenti, non ho bisogno di Shopify, non ho bisogno di fee annuali. I social è soprattutto questo, lo smartphone permette oggi veramente di fare operazioni commerciali che fino a 5 anni fa erano impensabili per le piccole e medie aziende, ma oggi invece sono a costo quasi zero. Maurizio dice: io credo che tutti i mezzi possono, devono essere utilizzati, ovvio con le giuste indicazioni e magari con un minimo di preparazione. Più che il minimo di preparazione, Maurizio, quello che stiamo cercando di farvi arrivare è che non tutte le soluzioni vanno bene per tutti i tipi di attività, devono essere costruite su misura per il singolo caso, con un minimo di cognizione di causa. Facendo attenzione, stiamo facendo un focus sul fatto che l'e-commerce che è stata venduta in questo momento, perché è vero che comunque gli acquisti sull'e-commerce sono aumentati, questo non possiamo assolutamente negarlo, ma bisogna vedere quali tipi di acquisto, su quali tipi di reazione
attività commerciali e quanto è stato investito in Facebook Ads, perché non dimentichiamo che spesso e volentieri oggi, soprattutto quando apriamo un e-commerce, entriamo in competizione forte con i big, vedi Amazon prima di tutto, con il quale assolutamente non possiamo competere. Quindi bisogna capire se si ha la forza economica e la forza di brand per poter competere con questi grandi, con questi colossi che ti sono difficilmente battibili, se non con un lungo lavoro di comunicazione e di strategia portato avanti nel tempo. E non dimentichiamo che un buon lavoro di comunicazione mostra i suoi frutti dopo più o meno 6 mesi/1 anno, quindi non è che io oggi apro l'e-commerce e svolto la situazione, no, mi vado solo ad accollare una spesa che in questo momento bisogna capire se io sono in grado di sostenere e tra quanto tempo mi porterà dei frutti. Quindi era questo il focus che volevamo fare. Guarda, io me ne occupo nella mia azienda come primo lavoro, e si chiama Customer Care. Oggi, e questo è veramente un messaggio importante, oggi non si vince, un e-commerce non vince sulla piattaforma, quindi non vince sul sito, perché le piattaforme, appunto, Shopify, Magento, sono comunque già avviati. Oggi un e-commerce vince sul servizio al cliente, sulla possibilità di fare customer care puntuale, quindi la famosa restituzione a costo zero di Amazon, il cambiare ordine online quando è già in consegna, di Amazon Prime, oppure appunto la possibilità di essere attivi 24 ore su 24. Se non si hanno le capacità economiche e le risorse per mettere insieme un customer care assolutamente puntuale, è inutile fare un e-commerce. Veramente, piuttosto coltivate meglio i clienti fidelizzati, appunto offrendo la consegna a casa, offrendo appunto la possibilità di mandargli un WhatsApp con l'offerta del giorno, o fare un piccolo sconto, o magari, io dico sempre, che il cliente entra in negozio e venga accolto con un sorriso. Assolutamente sì. Strategia di marketing a costo zero, ma sempre, sempre ben voluta. Che il vostro negozio sia... Io ho sempre odiato quei commercianti che entravano in negozio e loro comunicavano tutta la loro negatività, no? Il governo cattivo, l'affitto è alto, non si può vivere signora, nel senso che io ho sempre detto, vabbè, però io entro in negozio per comprare, se devo essere investito dalla tua negatività, cioè va bene tutto. Quindi veramente più che iniziare a fare concorrenza ad Amazon o a Tannico o a Vino 75, se parlate di vino, veramente mettete in campo quelle che sono le soluzioni a costo zero che già avete e già sono presenti appunto a costo zero. Poi, come diceva l'amico precedente, sì, essere preparati è sempre importante, quindi studiare, informarsi, capire il mondo in che direzione sta andando è importantissimo. Però, ragazzi, cioè, questo è il secondo messaggio che vi voglio dare. Il mercato è grande e c'è posto per tutti. C'è posto per Amazon, c'è posto per i grandi piccoli e-commerce, ma c'è posto anche per voi se lavorate bene. Quanti decine di casi studio abbiamo di piccole realtà che, appunto, perché hanno un servizio puntuale sul cliente, perché sono appassionati del loro lavoro, continuano a vivere tranquillamente, perché magari sanno sfruttare bene i social, magari in modo veramente empatico con il cliente. E l'empatia è veramente un fattore che tutti stanno sottovalutando, ma essere empatici è un posizionamento, ed è il posizionamento che vi fa vincere contro Google, che non potrà mai essere empatico. Assolutamente concordo. Faccio solo un'aggiunta, Dario, ma sicuramente concorderai con me, è che spesso una spesa che non si considera in fase di apertura di e-commerce è come porto i miei clienti sull'e-commerce e come soprattutto porto nuovi clienti sull'e-commerce per andare a sopportare
sopperire alle spese dello stesso, che vuol dire andare ad investire in Facebook Ads e in Google Ads, andando a costruire tutta la strategia del funnel, che vi assicuro che non è a costo zero. Mediamente il costo di un contatto si aggira, a seconda proprio dei target più semplici, intorno ai 5 euro ai contatti, ma proprio se ci va bene, ok? Quindi moltiplicate questo, che un contatto non vuol dire che andrà ad acquistare, vuol dire che io prendo un contatto da coltivare con la mail e col funnel. L'e-commerce non è gratis, non vuol dire che se io lo apro il giorno dopo sbanco e ho una frotta di clienti, vuol dire la piattaforma sulla quale io devo mandare le persone, e questa azione di mandare le persone vi assicuro che non è gratis. Quindi, come giustamente ha detto Dario, valutate tutte le soluzioni possibili e immaginabili, l'e-commerce soltanto se è una spesa sostenibile per voi. Maurizio diceva, dimmi, scusami, no, vai. C'è un caso studio in Italia, no? È l'estetista clinica, che è un caso studio che adesso stanno citando tutti. A marzo mi sembra che abbia fatturato 5 milioni di euro sull'e-commerce, e quindi già lì a dire tutti, faccio l'e-commerce così fatturo anch'io. Peccato che l'estetista cinica stia lavorando da Dio sui social da tempo immemore, e che su Instagram regna sovrana, e che l'estetista cinica che ammiro tantissimo, però lei viene da, prima di aprire l'e-commerce, veniva da un anno di una strategia video making in cui lei andava a comunicare e hanno iniziato in 2 o 3, poi sono diventate 10, 20, eccetera. Un anno di video, quasi tutti i giorni, in cui lei consigliava appunto i suoi clienti, ovviamente, in maniera. E poi è arrivato il commerce. Nel senso, ha investito un anno prima, io lo immagino, in collegare con i clienti, e poi è venuto il commerce. In un momento tra l'altro fortunato, perché ovviamente con il lockdown e il blocco degli acquisti lei è stata più che fortunata, perché poi è riuscita a raccogliere i frutti di tutto il suo lavoro. Ma come giustamente hai detto tu, l'estetista cinica è straconosciuta, ha un blog che non so quante visite giornaliere possa avere, il suo traffico sui social è indescrivibile, è ovvio che tu ammortizzi e anzi incrementi le tue entrate con un e-commerce, quella è la ciliegina sulla torta. Comunque ti dicevo, scusami Maurizio, prima faceva un'aggiunta, per preparazione intendo anche questo, lo studio della tipologia di attività diventerà sempre più fondamentale, verissimo, la forza economica verrà sempre di più a mancare visto il periodo di incertezze. Resterà in piedi chi ha capacità di rinnovarsi, di resistere a questo periodo. Indubbiamente chi ha capacità di rinnovarsi, chi ha la forza economica, ma soprattutto chi ha le competenze per costruire una buona strategia di comunicazione ed investire in questo momento. Quello che stiamo dicendo un po' tutti da tempo in memoria è che questo è il momento giusto, secondo noi, di investire in brand awareness. Brand awareness che vuol dire fatevi conoscere, dimostratevi empatici nei confronti del vostro target. Questo è tutto un investimento di competenze e di energie che vi tornerà, avrà proprio un ritorno, il vostro ROI, quando le acque si saranno un po' calmate. Che ne dici, Dario? Allora, sicuramente questo è il grande rinnovamento. Evito tutte le frasi, l'opportunità, la crisi è anche opportunità, ma basta, perché l'abbiamo sentito veramente di ogni. Però è veramente un periodo di grande cambiamento, perché soprattutto perché è cambiato il cliente. Quindi, le esigenze del cliente. Allora, prima sicuramente non usava Satispay, mentre invece adesso lo usa. Prima non era abituato a usare la carta di credito, il contactless, adesso lo usa. Prima faceva pochissima in casa, mentre oggi invece è stato educato anche dai grandi brand Estée Lunga e in primis a fare spesa online. Quindi quello che è l'esigenza del vostro cliente è che il vostro cliente ha molta più paura di prima, no? Perché ovviamente da 2 mesi è bombardato dalla paura del Covid. Abbiamo un cliente che sicuramente può spendere di meno, dipende, però ha paura, però vuole sicurezza, però vuole anche la comodità. E quindi bisogna investire su queste tre direzioni.
comunicare sicurezza al cliente, quindi dovete essere impeccabili anche nel comunicare la sicurezza, soprattutto perché avete fatto degli investimenti sulla sanificazione del locale, sul mettere il disinfettante, i guanti, le maschere, eccetera. Quindi dovete comunicarlo bene. Questo perché rende più sicuro il cliente. Poi, sicuramente andare incontro alle sue esigenze di come lui vuole pagare, quindi assolutamente Satispay, ripeto, a bassissimi costi di gestione, e fra l'altro è nato in Piemonte, quindi fate anche un'operazione a chilometro zero. Però, appunto, carte di credito, POS portatile, eccetera, dire il POS è rotto non è più accettabile. E poi, soprattutto, in terzo, quello che sono... quello che è il vostro posizionamento, cioè la genuinità e l'unicità di quello che state per offrire. Quindi andate veramente, e soprattutto molto 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 importante, fate rete con le persone che stanno accanto. Se avete un negozio, fate rete con le persone che stanno accanto al vostro negozio, al vostro quartiere, perché oggi più di tutto vincerà l'unicità dell'offerta, ma vincerà anche l'unicità dell'offerta territoriale. Per cui comunicate un quartiere, mettetevi insieme, cominciate a parlare col vostro vicino, ma cominciate anche a parlare con magari i produttori del vostro posizionamento. Quindi se avete un negozio di frutta e verdura, iniziate veramente a fare ancora di più quello che facevate prima, quindi chilometro zero, scoprire magari il produttore tal dei tali, scoprire magari il prodotto delle start-up, di una startup interessante, eccetera. Non abbiate paura veramente di alzare il telefono e dialogare con le persone che fanno il vostro stesso lavoro o un lavoro complementare. Concordo assolutamente con te, perché in questo momento, solo per fare una chiosa a quello che hai detto, puntare già prima è sempre stato un po' carente, ma puntare, come prima era insufficiente puntare soltanto sull'offline, adesso è insufficiente puntare solo sull'online. Quindi state attenti agli investimenti che fate, oltre che in livello di economici, ma proprio anche di tempo e di energie sulle vostre mosse, sui vostri passi. Senti Dario, io chiuderei perché sei già fatto a mezzogiorno. No. Se tu hai altro da aggiungere, lascio la parola a te. No, io veramente volevo salutare tutto il gruppo, tutti i tuoi clienti e chi è veramente ha avuto voglia di vedere questa diretta, o chi avrà voglia di vederla. E fra l'altro chiudo le dirette, per esempio quello che stai facendo tu, quello che ho fatto io in questi mesi, sono stati una forma molto molto importante per iniziare a dialogare con le persone e offrire comunque delle informazioni a costo zero. Quindi veramente, poi con queste piattaforme di streaming, che sono StreamYard per il tuo caso, in casa la BeLive, veramente con poche decine di euro al mese potete iniziare veramente a fare dei video e delle dirette di informazione importanti. Però, appunto, ultimissimo messaggio: grande cambiamento, però non abbiate paura dei cambiamenti, non abbiate paura della crisi, anche se fa molta paura, però veramente siate sempre curiosi. Non pensate però che ci siano soluzioni semplici sul mercato, non ci sono soluzioni semplici, quelli che vi dicono in 3 mesi io vi farò raddoppiare il fatturato, non è così, non ci sono soluzioni semplici, bisogna essere curiosi, bisogna studiare e bisogna capire quali soluzioni sono utili per voi. Soluzioni standard non ci sono. Non potevi fare chiosa migliore. Grazie Dario, un saluto a tutti, se avete delle domande potete scriverle nei commenti, io e Dario siamo a disposizione, idem dicasi per chi ascolterà la diretta in ritardo. Dario, ti ringrazio tantissimo, rimani lì, ci salutiamo fuori dalla diretta. Grazie a tutti, buona giornata.